Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Mi chiamo Valentino Sergio, sono un informatore, mi occupo principalmente di alimentazione. In questo video, grazie a una richiesta di qualcuno di voi, parlerò solamente di piante enteogene o tutta quella sfera di piante che hanno un effetto psichico e psicologico sulla persona. Cerco di essere breve, l'argomento è davvero vastissimo, ma spero di riuscire a dare qualcosa di utile. In questo mondo le piante hanno una forte correlazione con l'uomo. Nella tradizione buddista, per esempio, quindi andiamo nell'emisfero orientale del pianeta, sia nella tradizione vedica, sia in quella della medicina cinese, sia in quella della medicina tibetana. Elenco queste tre medicine che sono le più antiche e quindi quelle che hanno, secondo me, maggior saggezza da offrire, e invito tutti a fare attenzione a quanto dicono, perché sottovalutarle sarebbe un peccato, veramente. Da dove cominciare? Le piante enteogene sono piante che venivano usate fin in antichità per produrre stati alterati di coscienza. Questo non significa che bisogna diventare allucinati, è tutto un altro discorso. Che poi l'uomo da questo ne traga altri usi per altri spassi è un altro discorso. Se le cose vengono trattate seriamente, troviamo che molte piante medicinali o piante rare hanno non solo il potere di guarire diversi disturbi, ma hanno anche la facoltà di condizionare la nostra mente in modo positivo e stimolante per entrare in connessione più profonda con noi stessi. Cosa fanno? Se voi vi prendete una bella ubriacata al bar, bevendovi il vostro ettolitro di birra o di vino, cosa succede alla vostra mente? Il vino, l'alcol va velocemente nel sangue, il sangue gira in tutto l'organismo e arriva al cervello. Quando arriva al cervello avviene la famosa fase in cui molliamo i freni, ovvero la nostra rigidità, la nostra razionalità, la nostra apparente facciata composta comincia a cadere e viene fuori quello che veramente siamo dentro. Questo è un effetto che possiamo constatare facilmente nel nostro vivere quotidiano e toglie una serie di maschere a ognuno di noi. C'è chi diventa cattivo quando è ubriaco e chi diventa molto buono e scherzoso. Toglie i freni, cioè toglie quella facciata, quella maschera che ci portiamo spesso addosso. Ci sono piante che fanno altrettanto, a differenza dell'alcol, lo fanno in modo più specifico e intenso. Intenso cosa vuol dire? Che oltre che a toglierci la maschera, ci danno l'opportunità di entrare in contatto con la loro essenza. Nella tradizione buddista, come dicevo prima, vedica e cinese, vengono viste molte piante come vere e proprie entità, come soggetti, ma in modo simile a quello umano. Cioè hanno dei caratteri, hanno delle tendenze, hanno delle qualità proprie che le distinguono. Cosa significa? Prendiamo il caso degli sciamani, degli indiani d'America. Lo sciamano d'America, c'è la tradizione andina e c'è la tradizione degli indiani d'America settentrionale. In entrambi i casi, alla fine, cambiano i termini, a volte qualche modalità, ma la verità sotto è sempre quella. Usano delle erbe particolari, delle piante particolari, a seconda del caso. Se una persona ha bisogno di avere un contatto a livello spirituale, è chiaro che la pianta gli abbatterà quei muri che la razionalità erige perché ha paura di vedere la nostra intima natura. Ognuno di noi ha paura di conoscere se stesso alla fine. Quindi la razionalità, tutte le informazioni che abbiamo appreso dall'esterno servono per costruire un carattere
ci costruiamo un carattere in base ai feedback che abbiamo dall'esterno, convinti che siamo noi quelli lì. In realtà non siamo proprio noi quelli lì. Quella lì è la corazza antiproiettile che ci costruiamo per difenderci dalla vita. Ma la nostra intima natura è tutt'altro. La pianta cosa fa? Cerca di incrinare questa corazza e farci penetrare all'interno di noi, e in genere va a lavorare a livello del cuore. A livello sottile, la pianta ha una vibrazione molto elevata, e a livello di karma, e qui entriamo ancora più sul sottile, quindi prego le persone più scientifiche, che magari adesso stanno già ridendo, di prendere questo video alla stregua di una favola, quindi di non diventarci troppo matti. Io vi racconto delle cose, scegliete voi se approfondirle, crederci o buttarle via. Però io vi offro il racconto di una favola, se volete. E quindi, tornando alla nostra pianta, a livello di karma, nella tradizione buddista viene detto molto chiaramente di evitare di mangiare carne e cercare di consumare solamente piante. Perché? A livello di karma, le piante hanno un debito verso di noi, pare, da come dicono gli antichi testi, e quindi l'uomo, consumando le piante, non crea particolare karma negativo, o comunque molto meglio rispetto che il consumare i suoi fratelli più prossimi, perché nella scaletta evolutiva ci sono i minerali, ci sono le piante, ci sono gli animali e c'è l'uomo. Poi c'è qualcos'altro sopra l'uomo, eh? Noi siamo a metà strada come regno umano. Però quelli sotto di noi, subito vicinissimi, sono gli animali, sono quelli che prossimamente, più facilmente, si incarneranno come uomini. Quindi a questi qua noi non dobbiamo cercare di portare danno, dobbiamo cercare di tendere una mano piuttosto. L'allevamento intensivo, l'uccidere per mercato, perché uccidiamo molto più di quello che serve, siamo onesti. La produzione di carne è di gran lunga maggiore di quello che veramente serva. Purtroppo ci siamo abituati a mangiare carne spesso, e questo non è una buona idea, perché gli effetti collaterali a livello sottile, parliamo di spiritualità, quindi a livello di punti elettromagnetici del corpo corrispondenti alle ghiandole principali, cuore, la gola, nella testa ce ne sono diverse, c'è a livello delle sopracciglia, il famoso punto Ajna cosiddetto, c'è un'altra ghiandola importantissima sulla parte alta della fronte, ce n'è un'altra importantissima al centro del cervello. Sono tutte ghiandole che, nonostante, ahimè, con gli anni si stanno riducendo, sono estremamente importanti per la nostra propria evoluzione, e le piante hanno la capacità di interagire con questa evoluzione e a volte accelerarla. Qui ovviamente la faccenda diventa un po' complicata, perché il quanto usare la pianta, quando usarla e come, andrebbe seguito da chi di queste cose ne capisce molto. Essere seguiti da un maestro qualificato sarebbe sicuramente una scelta saggia. Poi chiaramente il fai da te è inarrestabile, quindi da lì poi sorgono varie problematiche, e con questa scusa il sistema ha trovato il modo di confinarle all'illegalità. Però non è proprio tanto corretto, non è molto né principio di libertà né onesto, perché tutto può diventare pericoloso, dipende dall'uso che ne facciamo. Un semplice coltello che possiamo comprare in molti negozi può essere usato per uccidere una persona o per tagliare il pane. È colpa del coltello? No. È colpa di chi lo usa e come lo usa. Uguali sono le piante. Dare la colpa alla marijuana che è brutta e cattiva, la colpa alla ayahuasca che è brutta e cattiva, che fa stare male, non è corretto. È l'uso che ne fai che può danneggiarti o beneficiarti, ma quello dipende sempre da noi, come il coltello. Quindi è ridicolo chiuderle o etichettarle come illegali, perché veramente non c'è questo problema. Dovremmo applicare questo a tutto allora, non solo a quello che comoda come le piante,
Allora, le sigarette le vietiamo, fanno male, nessuno più può fumare. Le automobili le vietiamo, puoi uccidere la gente con la patente, e la patente è una licenza di uccidere, fondamentalmente. Certo, dopo la prima volta ti fermano, ma intanto tu uno lo ammazzi tranquillamente, anche più di uno in un colpo solo. Quindi tutto può diventare pericoloso. È molto importante come noi usiamo le cose. Le piante enteogene sono estremamente interessanti perché per determinate persone in un determinato momento della loro vita possono fare la differenza tra fare un upgrade a uno stato mentale superiore o meno. Possono anche regalarti un sogno, cioè un'esperienza onirica in grado di farti comprendere delle cose su di te senza esserti mosso di un centimetro. E non era irreale. Quello che viviamo a livello onirico è assolutamente reale, solo che ci viene regalato in una forma che non prevede lo spostarsi in giro o fare delle cose per forza con le mani. Quindi, il mondo delle piante è affascinante e interessantissimo e le applicazioni a livello sottile sono enormi. Ma mentre, come dicevo prima, con i nostri fratelli animali dovremmo evitare di ucciderli il più possibile e ogni volta che ne mangiamo creiamo, secondo la visione buddista e non solo quella, una sorta di karma negativo che si appiccica su di noi, è come una piccola nuvoletta nera che si appiccica. A suono di accumularlo, le nostre capacità mentali vengono progressivamente ridotte, finché diventiamo veramente, oltre che estremamente ordinari, estremamente offuscati a livello mentale. Non riusciamo a vedere le cose per come sono, perché abbiamo un sacco di densità davanti a noi che ci impediscono la visione corretta. La pianta di un certo tipo ha la capacità di creare una piccola fessura, un piccolo strappo in questo tessuto di materiale oscuro e farci arrivare un po' di luce dentro per un breve periodo. Quindi lo scopo fondamentalmente dell'uso nei vari sciamani è questo: darci l'opportunità di vivere per un attimo una parte di noi che normalmente viene sepolta costantemente dalla nostra stessa mente. Non è un caso che il Buddha stesso ha detto: la prima cosa che dobbiamo imparare è soggiogare la nostra stessa mente, in quanto è la nostra stessa mente a creare i più grandi ostacoli che dobbiamo sorpassare. Ecco perché alcuni sciamani, alcuni maestri usano delle piante in certe situazioni per andare oltre. È come applicare un turbo che ci permette di fare un salto molto più avanti per un determinato periodo di tempo. L'abuso di questo non va bene, come non va bene l'abuso in tantissime altre cose. Abusiamo quotidianamente del cibo. Mangiamo troppi formaggi, troppi grassi, ci viene il colesterolo, arriviamo ai problemi cardiovascolari, è sempre un abuso, ma quell'abuso là nessuno ci dice niente, anzi alimenta tutto un bel filone farmacologico meraviglioso. Invece la piantina che ci può dare una spinta evolutiva, quella guai, no, quella non si può, attenzione, quella è pericolosa, si può morire, è certo. E tutti quelli che muoiono di ictus e di infarti, quelli non contano? Quello è una roba che succede? Fa parte del gioco? È la stessa storia. Quindi, in questo momento storico c'è questo gioco di poteri e quindi siamo abilitati a fare delle cose e ci viene vietato completamente di fare altre, non avendo una reale giustificazione seria di base. Certo, nel mondo olistico in generale non c'è quel controllo e quella severa come posso dire, preparazione che magari invece troviamo nel mondo scientifico e da questo punto nascono le varie confusioni. Con le piante è lo stesso discorso al momento, rispetto al farmaco che deve comunque superare una certa soglia di controlli, sulle piante
c'è una certa libertà e quindi può coesistere il prodotto inefficace assieme a quello efficace, nello stesso scaffale della stessa farmacia. Noi troviamo due prodotti appiccicati, uno è puro marketing, l'altro funziona. Sono entrambi due fitoterapici, entrambi hanno magari un nome simile e magari entrambi contengono lo stesso tipo di pianta. In uno c'è una fregolina in infinitesimale, nell'altro c'è una concentrazione altissima. Ecco perché uno funziona e l'altro poco o niente. E la legge oggi è così. Si può fare questo. Attenzione quindi a non demonizzare nessun settore, perché le cose sono a volte più complesse di quanto supponiamo. Per quanto riguarda le piante che ci possono indurre stati alterati di coscienza, io non vorrei addentrarmi di più. Primo, perché è un campo che non ho approfondito in prima persona e quindi non mi piace parlare solo per informazioni acquisite. Preferisco parlare di cose che ho toccato con mano, che ho vissuto di prima persona. Quindi ho buoni motivi per ritenere che certe piante funzionano benissimo, però preferisco non addentrarmi troppo nei dettagli. Il mio invito è a non scartare a priori, ad approfondire sempre il più possibile e a informarsi su tutto quello che è il mondo delle piante, a cosa servono, a cosa non servono e le loro varie funzioni, perché ricordatevi sempre l'uso della pianta dalla sua ha molto spesso un effetto collaterale bassissimo rispetto ad altre formule chimiche. Quindi è una nostra grande amica, a livello di karma ci è conveniente, non ci crea ostacoli, anzi siamo invitati all'uso delle piante, contrariamente a quanto invece è l'uso di animali. Quello invece dovremmo aumentare moltissimo l'amore verso gli animali, il rispetto, e sarebbe da eliminare completamente tutto quello che è allevamento intensivo, sperimentazione animale e tutto lo sfruttamento che può orbitare intorno ai nostri fratelli più vicini. Dovremmo imparare a rispettarli di più. La tecnologia ce lo permette, i mezzi ce lo permettono, si tratta solo di condizionare il mercato. Perché alla fine oggi non si fanno guerre, oggi molta guerra viene fatta in economia. Se noi facciamo le scelte giuste, condizioneremo positivamente il mercato globale. Quindi, ancora una volta, il popolo ha la forza di cambiare le cose. Pensiamo quando compriamo qualcosa, cerchiamo di fare acquisti con la testa, non buttiamo le cose nell'automatismo, lo fanno tutti, lo faccio anch'io, perché lì si creano, è proprio quello che il sistema vuole, indottrinarci a cadere in schemi ripetitivi e fondamentalmente sbagliati, è la loro volontà. Quindi l'invito è informiamoci, facciamo scelte intelligenti e le cose hanno la possibilità di cambiare. Vi ringrazio, spero di aver detto qualcosa di utile, se non è stato così chiedo scusa. Ogni bene, buon proseguimento a tutti. Grazie.